qui Giacomo Moscato, dopo 3 anni consecutivi che è venuto a trovarci d'estate. Quest'anno abbiamo il piacere, come Premio San Salvo e come amministrazione comunale, di averlo addirittura per 2 serate. Ieri sera grande successo con il debutto di Re Artù e domani sera, mercoledì 29, sarà con noi con Delirio di un professore sadico. E niente, volevo chiederti come nasce l'amore per l'Abruzzo, soprattutto per San Salvo, e so che ti piace molto la nostra zona e sei qui anche per una breve vacanza. Dunque, io amo San Salvo, questa ormai è una cosa acclarata perché ogni volta che ho la possibilità di venire qua sono felicissimo di farlo. Per 3 estati consecutive sono venuto a San Salvo appunto in periodo estivo, quindi ho anche avuto la possibilità di vedere questo posto col caldo, col mare, con la possibilità di fare il tuffo in mare. E questa è la prima volta che vengo in inverno durante le vacanze natalizie, quindi con le luminarie, con i festeggiamenti del Natale. Ed è bellissimo, ci sto bene. Tutto è nato un po' per caso. Ci incontrammo alcuni anni fa con Silvia a Siena per puro caso, e da lì è nato questa folgorazione proprio per San Salvo e San Salvese. Io sono veramente felice che tu, insomma, sei tornato di nuovo, e perché per me è stato bellissimo conoscerti e riuscire a portarti qui. Oltre ad essere un attore che spero che tutti abbiate la fortuna di vedere, una persona che proprio non ti fa staccare gli occhi per 1 ora e mezza dallo spettacolo, dalle sue parole, dalla sua voce, è anche un professore. Di Nessuno è conseguenza, perfetto. esatto, di conseguenza domani sera tu presenterai il tuo nuovo, cioè un nuovo lavoro per noi, ma non per Nuovo. te, esatto, per noi di San Salvo, che è questo Delirio di un professore sadico, sei tu? Delirio di un professore sadico ha una storia molto particolare perché debuttò in teatro nel 1995. È passato qualche annetto, in uno spettacolo che era composto di vari personaggi. Il professore sadico era uno dei tanti personaggi. Uno spettacolo di quelli che andavano negli anni 90 e che a me piacevano molto, tipo quelli di Antonio Albanese, era il periodo di Joelle Dix, cioè quegli attori che facevano i personaggi, creavano una galleria e all'interno di uno spettacolo c'erano quindi 5, 6, 7 personaggi. E avevo creato questi 7 personaggi e lo spettacolo andava bene, era divertente nel suo complesso, ma puntualmente, alla fine di ogni spettacolo, in camerino, quando arrivavano le persone a congratularsi, come insomma accade abbastanza spesso, grazie a Dio, tutti quanti dicevano: "Ma il professore è identico al mio professore di liceo", oppure: "Ma questo l'hai copiato dal professor tal de tale". Io magari ero anche lontano da casa, quindi non conoscevo assolutamente il personaggio reale. E da lì ho capito, siccome succedeva tutte le volte, tutte le sere, ho capito che forse avevo creato più che un personaggio teatrale, che io invece avevo caricato come personaggio molto, molto caratterizzato, forse avevo creato una specie di persona già esistente nella memoria degli spettatori. Da lì l'idea, 10 anni dopo, di realizzare un libro che raccogliesse interamente lo sfogo del professore, che essendo sadico è cattivo, esercita la sua cattiveria, il suo piacere nel veder soffrire gli studenti, questo è classico, ma anche i colleghi, ma anche i dirigenti, che al tempo si chiamavano solo presidi, ma anche gli applicati, i genitori, e quindi dal libro sfogo alla sua cattiveria. Oggi si potrebbe definire burnout, no? Il burnout è il fenomeno per cui tu sei al lavoro e non sopporti nessuna delle persone che ti circondano. Ecco, il professore sadico, in modo molto comico, in modo io direi tragicomico, sfoga il suo astio nei confronti di quell'universo che ruota intorno alla scuola. Hai mai pensato, ti sei ispirato un po' al professor Terribilis di Gianni Rodari?
No, no, non particolarmente, però. Però in effetti c'è, non sai, non ci avevo mai pensato a questa cosa. Beh, abbiamo creato un po' di curiosità per domani, gran divertimento, quindi rispetto a Re Artù che è piaciuto tantissimo, però qua ci sarà da divertirsi. Vi aspettiamo domani sera, mercoledì 29, ore 21 al Teatro del Centro Culturale. Giacomo Moscato, grazie di essere grazie. Amico nostro, amico grazie di San Salvo e amico del premio Raffaele Artese. Grazie.